Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo di un qualcosa davvero indimenticabile nella nostra infanzia e che sta davvero tanto tornando. E parliamo dei pompon e soprattutto i materiali o gli attrezzi che si devono utilizzare per poterli fare. E quindi andiamo a vederle subito nel dettaglio. Ed eccoci qui adesso arrivati nel clou della situazione, vediamo subito cosa propone Tessiland come base per fare i pompon. Come vedete ci sono varie tipologie, noi oggi utilizzeremo in questo caso la tipologia della Prim. Vediamo subito come si presenta. Spostiamo i nostri pompon, eccoci qua. Allora, come vediamo qui ci sono varie misure, apriamo. Eccolo qui, qui ci sono le istruzioni che mettiamo da parte ed eccolo qui la parte centrale. Quindi questo è il nostro attrezzino che basta fare una leggera pressione e come vedete si stacca per poter inserire un'altra tipologia di pompon. Bisogna inserirle sempre tutte e quattro. Questa è una matrice per fare il pompon più grande, ma noi nel nostro progettino di oggi utilizzeremo la matrice più piccola. Come vedete molto semplice staccare e riattaccare. Veniamo subito a noi, quindi prendiamo il nostro filato, andiamo ad arrotolare. Io il primo giro solitamente lo faccio sempre così, eccoci qua, arrotoliamo e andiamo a arrotolare il nostro filo intorno al nostro pompon maker. Eccoci qua, quando siamo arrivati a questo punto che è quasi pieno, vedete che qui che nella linea è quasi pieno perché io voglio un bel pompon gonfio, facciamo semplicemente un giro in questa maniera e andiamo a riempire anche l'altro lato. Iniziate sempre da questo punto cercando poi di andare verso l'esterno del pompon maker. In questo modo abbiamo finito anche quest'altro lato. Una cosa importante, non salite mai col filo su questi punti, perché questa è la parte che noi utilizzeremo per chiudere. Ecco qui, abbiamo chiuso, ora prendiamo le forbici, tagliamo il primo e adesso andiamo a tagliare all'interno. Io l'ho fatto abbastanza bello rigido, eh? Lo giriamo, vedete che noi eravamo qui, lo giriamo tenendolo sempre per questa parte qui, benissimo, tagliamo, ma aiutatevi anche con le forbici che devono essere molto affilate, e abbiamo tagliato il nostro pompon. Quindi adesso prendiamo un pezzo del nostro filo. La cosa importante, se utilizzate un filato molto morbido, come ad esempio potrebbe essere il mohair, non utilizzate lo stesso filo, ma utilizzate un'altra tipologia di filo molto più resistente. Prendiamo il nostro filo, lo inseriamo in questo buchettino, lo tiriamo su. Qui adesso voi sentirete un piccolo click, perché è il filo che entra attraverso questi forellini. Eccolo qui. E facciamo il nostro nodino. Altra piccola cosettina, quando fate questo tenete teso, ecco vedete io adesso sto facendo un altro nodo, tenete tirato con le due ditina qui e stringete velocemente. Il nostro pompon è terminato, apriamo e voilà, il nostro pompon tutto bello colorato, eccolo qua. E ora passiamo alle rifiniture, quindi ci facciamo un bel taglietto di capelli.
Ecco qui, abbiamo pulito il nostro pompon e ora vi faccio vedere una bella, ma una bella cosa. Per il nostro progetto noi abbiamo bisogno di la rete antiscivolo. Eccola qua, io ve la presento, questa è la nostra rete antiscivolo che potete trovare sul catalogo e poi con tanta, ma tanta pazienza, eccoci qua. Prendete la vostra rete antiscivolo, attaccate tutti i pompon, come in questo caso qua vi faccio vedere subito come si può attaccare il pompon. Quindi inseriamo all'interno della nostra rete qui, poi mettiamo quest'altro capiolino qui e semplicemente facciamo un nodo in questo modo. Uno e due. Tagliamo il nostro filo e voilà! Il nostro tappetino è pronto, morbido, bello, non ve lo posso regalare perché già me l'hanno chiesto. Ed eccoci qua, siamo arrivati anche oggi alla conclusione del nostro morbidissimo tutorial. Come sempre potete fare tappetini, ma anche utilizzarli per qualsiasi altro progettino. Come avete visto è molto molto facile. Se questo vi è piaciuto, vi ricordo sempre di mettere un like, di azionare la campanella, seguirci sui vari social e sicuramente ci vedremo la prossima con tante 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 novità. Ciao!